Quando lo vanno ad arrestare si dichiara prigioniero politico. Non manca però, con rara eleganza, di complimentarsi con il brigadiere che per primo gli infila le manette. È il febbraio del 77, Pierluigi Concutelli ancora non ha dato vita alla premiata coppia di killer con Mario Tuti. Per adesso si limita a distribuire schiaffoni ai rossi, trovando però il tempo di imbracciare un mitra e scaricarlo sul giudice Vittorio Corsio in una calda mattina romana del luglio 76. Perché proprio Corsio? Perché quel giudice ha scoperto l'intreccio tra massoneria deviata e neofascismo. È lui il primo a parlare, 3 mesi prima di essere ucciso, in un'intervista a Franco Scottoni dell'Unità, di una fantomatica loggia P2. A far tacere quel giudice ci pensa l'uomo nero. Tra quella sventagliata e l'arresto c'è l'incontro con il capo indiscusso di Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie. Ma non è l'incontro della vita, quello avviene in carcere, dove da qualche tempo è finita anche la primula nera del terrorismo, il super ricercato Mario Tuti. Insieme a Novara mettono fine, strangolandolo, alla vita di Ermanno Buzzi, prima condannato, poi assolto per la strage di Brescia, ma colpevole soprattutto di delazione e omosessualità. Ma Concutelli non si ferma lì, perché per le spie c'è solo la morte, ed è quella la punizione riservata a un altro detenuto nero, Carmine Palladino. All'ex capo di Ordine Nuovo tutto ciò costerà ben 4 ergastoli. Dal carcere uscirà una prima volta nel 90, ma solo per 6 ore, il tempo di vedere la madre morente. Poi nel 2003, quando ha 59 anni, con il regime di semilibertà. Dirà molto tempo più tardi di non essere stato fermato da una pallottola né dalla sbarra della prigione. Piuttosto è stata la convinzione che tutto fosse uno sforzo inane. Sensi di colpa non ne ho, purtroppo, ma sensi di responsabilità e rammarichi quanti ne vuole. Chi ero io per fare il giudice, il boia e Dio? Chi ero io? Nessuno. Già, nessuno. Ho detto che ci stavamo per infilare nel pozzo nero, anche politicamente parlando, degli anni di piombo, anni in cui ci è stato raccontato. C'erano gli anni di piombo e il periodo delle stragi, poi sono periodi che in qualche modo si intrecciano e si accavallano. Stiamo parlando della fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, fino alla fine e all'inizio degli anni 80. Qualcuno ci è venuto a dire che c'era in corso in Italia una guerra civile, e cioè che c'era da una parte uno Stato che combatteva e dall'altro dei, tra virgolette, resistenti in qualche modo. Poi che fossero rossi o neri è un dettaglio che possiamo approfondire nel corso della chiacchierata che sto per iniziare, ma questo è, diciamo, alla grossa il senso della ricostruzione che qualche volta ci viene propinata. E ci viene propinata in maniera capziosa, perché non c'era nessuno che avesse dichiarato una guerra. C'erano dei soggetti, degli individui, delle persone che, diciamo, in qualche modo accecate, perché non riesco a trovare un altro aggettivo, dal furore ideologico rosso o nero, ammazzavano servitori dello Stato, fossero dei giudici, fossero dei poliziotti, o magari dei giornalisti, come nel caso di Walter Tobagi, per ricordare quello più clamoroso, e non l'unico, perché fu preceduto ad esempio da Carlo Casalegno. Ma adesso non vi voglio rifare la storia. È per inquadrare il clima di quegli anni, dal mio punto di vista, che mi auguro condiviso anche da voi, nell'affrontare questa conversazione con una persona, perché di persona si tratta, non bisogna mai confondere le identità con i simboli, sempre di persone in carne ed ossa stiamo parlando, che si chiama Pierluigi Concutelli. Buonasera, buonasera. Concutelli. Sta per arrivare nelle librerie un libro che ha scritto con Giuseppe Ardica. Ardica. Io, l'uomo nero, una vita tra politica, violenza e galera. Concutelli è stato condannato, lo devo ricordare brevemente, a 4 ergastoli, 3 omicidi, quindi 3 ergastoli per 3 omicidi e 1 per insurrezione armata. Allora, Concutelli, prima di cominciare, possiamo prendere un accordo io e lei? Lei, prego, è un ex terrorista? Sì. Ma non è un ex assassino? Non si può essere ex assassini? Ma la categoria dell'ex assassino non esiste, ma la categoria dell'ex terrorista presuppone un tipo di azioni che io non ho commesso. Il terrorismo è qualcosa, diciamo, che giova solo al potere. È una specie di cimento cieco
imposto un cilicio, una crocifissione imposta al popolo inconsapevole per demonizzare l'opposizione e gli estremisti, i cosiddetti estremisti. Il terrorista è colui che mette una bomba sul treno. Il terrorista è chi uccide senza rivendicare. Il terrorista è quello che diffonde la paura, lo sgomento nella gente vista come folla, come massa. Questo è il terrorista. Io sono un assassino, non ex assassino. Sono assassino e purtroppo assassino una volta, assassino per sempre. Questo non vuol dire che io voglia ripetere o abbia intenzione di ripetere certe azioni, assolutamente no. Però, altrettanto onestamente, le devo dire che chi esercita la violenza per prevalere su una parte e diciamo avvantaggiare la sua di parte, la parte d'appartenenza, è un assassino. Chi lo fa dalla parte del potere è un boia. Quindi sono due categorie poco simpatiche e poco emulabili, non da di dare come esempio. Questo per rispondere. Quindi io ritengo di essere stato un assassino. No, chiedo scusa, lei non può ritenere di essere stato un assassino, questo dal punto di vista strettamente, diciamo così, terminologico. Lei è stato un assassino. Io sono stato un assassino, mi faccia No, dire. Prego, prego. E in quanto tale resto un assassino. Con questo le ho già detto che non ho nessuna intenzione di continuare. Mi può spiegare la differenza? Cioè, lei non si ritiene un terrorista perché ritiene, e lo scrive nel libro, di non aver mai colpito vittime inermi. È corretto? No, no, no. Di non aver mai colpito, diciamo, in maniera indiscriminata. Persone non schierate. Non schierate. Perché chi è morto era inerme. In certi momenti, purtroppo, lei ha parlato di guerra non dichiarata. Quella era una guerra che non poteva essere dichiarata, che è Pinco Pallino, che non ha forza, non ha supporto, non ha armamento, non ha mezzi, non ha collegamenti per poter dichiarare guerra a un regime, un sistema, uno Stato, che poi dire Stato è un po' allargare la categoria in modo non di merito, perché lo Stato siamo noi. Quindi, diciamo, un sistema. Scusi se dopo vecchi termini d'archeologia. Ecco, il fatto che per lei esistesse questo sistema legittimava il ricorso all'omicidio mirato? No, io penso di avere scritto questo libro soprattutto per inquadrare un'epoca, un ambiente e, diciamo, una società. E inquadrare anche quello che c'era di opposto, negativo e antitetico a questa epoca, a questo ambiente, a questa società. Lei si ricorda i nomi delle tre persone che ha ucciso? Certamente. Ce li può ricordare, per cortesia? Io sono responsabile dell'omicidio del dottor Vittorio Corsio, di Ermanno Buzzi e di Carmine Palladino. Gli ultimi due in carcere? In carcere. Perché li ha uccisi quelli in carcere? Poi arriviamo all'omicidio del Corsio. Perché ha ucciso Buzzi e Palladino in carcere? Li ho uccisi non per vendetta, perché la vendetta è un fatto emotivo stupido, che non serve a nulla. La vendetta è una specie di autoaffermazione negando l'esistenza a un altro. È una cosa che non serve. Lei ha pensato che chi militasse in quel momento in un'organizzazione segreta, compartimentata, messa contro una pulce, un nessuno appunto, una pulce, un ragnetto che combatte contro un pachiderma, un elefante, un rinoceronte, ha pensato che possa essere, non è paranoia questa, anche se c'è chi l'ha detto, possa essere molto timoroso di perdere uomini per i quali non ha ricambi, di perdere persone. Lei ha detto: non mi spiego come mai certa gente, certe persone arrivassero a tanto. Io lo spiego subito, sì, nei limiti del possibile, del consentito. Stiamo sempre parlando del perché lei ha ammazzato Buzzi, sì, e Palladino. Ecco. Chi intraprende questa strada e ritiene di essere un rivoluzionario, scusi, parole del genere,
è una persona che deve combattere per convincere, non per vincere. Ecco perché ho detto che certe azioni non servono. E le sto dicendo che una persona fanatizzata che crede nella rivoluzione, che è un assunto fideistico, qualche cosa di messianico la rivoluzione, è appunto un fanatico e in quanto tale non è facilmente ricostruibile e soprattutto non è sostituibile. Posso interromperla? Allora, posso interromperla con Cutelli? No, solo per inquadrare correttamente. Lei uccide il giudice Occorsio. Aspetti. Sì. Viene arrestato, comincia la sua vita in carcere. Lei è sì. rimasto. Lei adesso è un detenuto in semilibertà. Sì. Ed è stato arrestato poco l'anno dopo, sostanzialmente, l'omicidio Occorsio. L'omicidio Occorsio è del 76. Ho capito quello che vuole dire. Aspetti, lei in carcere, lei da esponente di Ordine Nuovo, ex esponente di Ordine Nuovo, insomma, diciamo un terrorista, anche se lei la definizione non sta bene, però per capirci, neofascista, uccide altri due esponenti di quello stesso mondo neofascista. Allora le chiedo, perché li ha ammazzati, visto che erano due della sua stessa parte politica? Le stavo rispondendo. Prego. Le stavo rispondendo poco anzi che mi interrompesse. Allora, perché mi costava uomini, mi costava adepti, mi costava fratelli, camerati, compagni, li chiami come vuole. Se un uomo rappresenta una minaccia per l'organizzazione, è da eliminare. Da quindi non è non perché erano due spie o due collaboratori di giustizia? Sì, proprio per questo invece. Ah. Perché il loro collaborare o loro essere delatori comportava perdite umane, comportava quadri che cadevano, uomini nostri, fratelli nostri che morivano, erano arrestati. Quindi questo andava fronteggiato con l'unico sistema di cui disponevamo. Eliminandoli fisicamente. Invece il giudice Occorsio perché lo ha ammazzato? Per ragioni quasi analoghe. Per ragioni quasi analoghe. Sì, perché il giudice Occorsio per noi rappresentava una specie di grosso spauracchio perché era, diciamo, ritenuto da noi, non so quanto giustamente, non lo so quantificare né precisare, un esponente del partito di regime, del più grosso partito di regime, cioè la DC. E allora Occorsio, cioè era un simbolo democristiano. Era un simbolo democristiano, era soprattutto un braccio democristiano, un'arma democristiana. Ancora oggi lei, inconsciamente, ne sono convinto, tende a non vedermi come mente pensante. Invece la demonizzazione serve a questo. No, io l'ho presentata come una persona con Cutelli, non come un simile. La ringrazio. Come una persona, come un mio simile che ha fatto determinate scelte. Gliel'ho spiegato. Addirittura le scrive, le racconta in un libro. No, ma io non forzo con gli aggettivi perché vorrei che quello che è la sua storia emergesse da quello che racconta. Allora, quindi non sto vedendo un simbolo, sto vedendo una persona che a un certo punto ne ammazza un'altra. Apposta. Quindi in cui però vede un simbolo del potere democristiano. Ecco, perché? Ecco, perché continua così? Dopo questo panegirico mi aspettavo che lei comprendesse che non si trattava di simboli, si trattava di strumenti, si trattava di quadri. Ecco, questo purtroppo, anche se era aberrante, anche se era folle, anche se era omicida, era politica. E questo ci obbligava a fare delle scelte tragiche, barbariche, ma scelte pensate. Posso? Ecco. Lei ha appena detto che questa era politica, era una scelta politica, ho capito bene? Mettendoci un paio di aggettivi. Che... Sì, in più, però lei prima di, diciamo così, passare alla lotta armata, se posso usare questo termine, insomma prima di imbracciare le armi e ammazzare Occorsio, è stato anche candidato a Palermo nel 75 alle elezioni comunali e amministrative nelle liste del Movimento Sociale. C'era un partito di destra che in qualche modo combatteva il sistema, il Movimento Sociale di Giorgio Almirante. Perché lei dice che ha scelto di fare politica pensandola così in un'altra maniera? Perché il partito Giorgio Almirante, quando nei lontani anni 40 è stato il primo segretario, poi è stato deposto,
diciamo, esautorato da altri, Tripodi prima e poi gli altri, poi è arrivato Michelini. Giorgio Almirante non aveva né la statura per me, è un'opinione chiaramente, né la statura né la volontà per poter perpetuare quella che era l'idea fascista, era destra. Quindi ancora oggi si definisce un qualche cosa che riguarda il fascismo come destra, estrema destra. E questa è una mistificazione. Cioè il centro ce lo siamo inventato noi, i giapponesi e i tedeschi, le tre nazioni che hanno perso la guerra. Perché? Perché la Democrazia Cristiana, che era destra, e veniva da Badoglio, che era destra, da Re, che era destra, Churchill e Roosevelt erano destra, Stalin era di sinistra, ma ha fatto la grande guerra patriottica. C'erano bisogno di sgombrare il campo appunto a destra e assumere identità più diciamo accattivanti. E questo ha portato a questa grande mistificazione. Quindi Almirante si è prestato a questo gioco. E per questo lei non lo riconosceva come leader? No, assolutamente, non lo riconoscevo come fascista, era estranea la mia idea. Senta, le posso dei passaggi che lei ha scritto nel libro? La prego. Lei ha detto: io non rinnego niente, non mi sono mai inginocchiato chiedendo perdono allo Stato. Corretto? Sì. Non sono un pentito. Vero. I sensi di colpa non fanno parte della mia storia personale. Della mia cultura, diciamo. Della sua cultura. I retaggi della cultura giudaico-cristiana, il battersi il petto, sono lontani da me anni luce. Non mi considero né innocente né colpevole. Ma responsabile. Ma responsabile. Com'è che poi dice però, come stanno insieme, cos'è stata la mia vita? Un fallimento su tutti i fronti. Ho creduto di combattere per un futuro migliore e io non ho un futuro. E non ho mai avuto un futuro, perché il sottinteso è questo. E poi dice una frase che posso dire è tremenda, perché dice: l'unica magra soddisfazione è la mia sterilità da vecchiaia. Io non avrò mai figli e tutto questo si fermerà con me, con Pierluigi Concutelli. Mi spiega come sta insieme il fatto di essere soddisfatto di non avere discendenti e di non avere sensi di colpa? Perché, diciamo, i sensi di colpa appartengono a una cultura che non appartiene, come ho detto. Nel diritto romano, se ne ricorda, non c'è la colpa, c'è la responsabilità, la verità. È un'altra cosa. Quindi io posso sentirmi pieno di rammarico, ma non posso, diciamo, accondiscendere a linciaggi o a pubbliche flagellazioni o alla gogna. Cioè non mi prosterò mai, non mi getterò mai cenere sul capo, né mi metterò in ginocchio col saio. Perché? Perché lo ritengo ipocrita. Quantomeno nel mio caso è ipocrita. Quindi lei ha letto un qualche cosa che testimonia quantomeno magari la mia imbecillità, ma la mia coerenza. No, non l'ho definita imbecillità, gli ho chiesto come le cose stavano insieme. Sto dicendo io. Prima di continuare con Cutelli, le vorrei far vedere un frammento della testimonianza che l'anno scorso abbiamo raccolto nell'altro ciclo di Niente di Personale. Abbiamo fatto un'intera puntata dedicata ai parenti delle vittime del terrorismo rosso e nero nel nostro paese, e abbiamo raccolto la testimonianza del figlio del giudice Vittorio Corsio. Se lei mi consente, la guardiamo insieme. Prego. La mandiamo per cortesia, Licitra? Io ero a casa, ero appena sveglio, era notte e mezzo del mattino, lui era sceso da pochi minuti e sentì le raffiche di mitra. Insomma, non so quanti hanno sentito due raffiche di mitra, diciamo, dal vivo, dal vero, e anche perché noi abitavamo in una strada molto piccola e queste raffiche furono una cosa spaventosa di boato. Prima una, che fu la prima raffica che l'aveva colpito, e poi dopo pochi secondi, poi dieci minuti, un'altra, perché lui aveva avuto il tempo di aprire lo sportello e tentare di fuggire,
invece fu raggiunto la seconda raffica, e quindi sentì queste, capii subito che cosa era successo, perché come dicevamo l'atmosfera era quella della preoccupazione più sensibile. Lei nel libro, abbiamo sentito il figlio del giudice, e ricostruisce quasi come se si trattasse, lo posso dire, poi magari una mia valutazione sbagliata, un set cinematografico, nel senso che descrive con le Brigate Rosse, avrebbero detto, la geometrica potenza di come lei ha, ha strutturato l'agguato, no? No, dico la prego. I paragoni non li facciamo. Beh, ma è lei che scrive un capitolo per dire come ha ammazzato il giudice. Questa è la sua deduzione. Quindi i paragoni con le Brigate Rosse e la geometrica potenza mi sembra eccessivo. Quantomeno non pertinente. Allora diciamo che l'azione è stata descritta per quella che era. Ora, se lei vuole ascoltarmi, era una barbarie. Però era una barbarie mirante a non coinvolgere il cittadino che cammina per strada. Ecco perché è stata ricostruita in quella maniera, perché è stata concepita in quella maniera. Io non potevo mettere il 9 lungo in giro per la città di Roma. Quindi la strada di cui parlava il figlio del dottor Occorsio sfociava in via Mogadiscio, e mi pare. E diciamo, la macchina, il traffico doveva fermarsi allo stop. La strada in salita dalla quale era provenuta l'auto era appunto la strada in salita costruita in terrapieno. E questo, per questo era stato scelto quel punto. Per questo io mi ero parcheggiato contro mano. Parcheggiare contro mano sa che vuol dire, sì? Cioè parcheggiare regolarmente, però col muso nella parte opposta al senso di marcia, in modo che qualora, diciamo, il mio complice, il mio amico, avesse messo in moto l'auto, ma avrebbe coperto il fianco sinistro, che era quello più esposto. Perciò la descrizione, che le è sembrata un senso cinematografico, era pedissequa, sì, ma pedissequa per spiegare il tipo di ragionamento che mi aveva mosso. Che effetto le fa sentire il figlio di Occorsio ricordarsi? È agghiacciante. Agghiacciante. Eh sì. Perché praticamente io ho lavorato come giardiniere a Cimitero, diciamo, a prescindere dal titolo di studio, dalla preparazione. Una cooperativa rossa mi ha fatto lavorare come giardiniere, come prima uscita dal carcere. E le mie poche cognizioni di botanica e di scienze naturali mi hanno aiutato. Però lavoravo come giardiniere al cimitero. Non ho mai visto su una lapide una epigrafe, un epigramma che citasse qua giace un uomo egoista e menefreghista. Per i propri cari, qualsiasi caduto, qualsiasi defunto, è padre affettuoso e marito esemplare. E non dubito che sia così in questo caso. Quindi vedere qualcuno che è stato privato del padre per colpa mia, diciamo, per responsabilità. Beh, lo scrive, dice, io ho fatto orfani. Certo, fabbricato orfani. Questo è tremendo, brutto, a dirsi, però è così. Questi sono rammarichi, sono, diciamo, rimorsi che restano tutta la vita. Il pentimento come atto di canossa pubblica, atto di pubblica ammenda, come, diciamo, versione moderna della gogna, è una cosa estremamente sospetta, perché presuppone un'ipocrisia, una volontà di pentirsi magari di fatti commessi da altri al momento giusto e nel posto giusto. Il rammarico e il rimorso sono fatti personali. E non creda che abbandoni presto chi nutre. Non lo mollano. Le posso fare un'ultima domanda? La prego. Con Cutelli?
Sa che ci sono siti internet dove si inneggia ancora oggi a lei chiamandola il comandante Concutelli? Sa che la madre degli imbecilli è sempre incinta? La trovo una risposta pertinente. Grazie Concutelli, per chi vuole capirne di più, io l'uomo nero con Giuseppe Ardica. Buonasera, grazie Concutelli, buonasera, grazie. Pubblicità.